Ok, siamo all'Afis, sono con Domenico e io sono curiosa. Io sono qui in questa zona, che posso fare? Che mi puoi consigliare? Allora, qui intanto ci troviamo nei quartieri spagnoli e questa è una zona ricca dalla mattina fino alla sera, cioè non ci sta proprio il modo di potersi annoiare né di poter perdere del tempo a non fare niente. Cioè si scende di casa e ci sta appena giri l'angolo ci sta il primo bar dove si può prendere il caffè, si sale un po' più su e ci stanno, la particolarità soprattutto dei quartieri spagnoli è quella proprio di Murales, ci sta una, a parte il Largo Maradona dove c'è il famosissimo Murales di Maradona, ma ci stanno proprio delle stradine attorno a quel Largo Maradona dove ci stanno raffigurati Pino Daniele, di tutti e di più, i fratelli De Filippo e tutti quanti, che sono parlati dei volti storici che hanno fatto Napoli grande nel mondo, no? E poi Murales lì con tutte delle varie frasi, delle varie citazioni di questi scrittori, poeti, attori, sono bellissime, sono affascinanti, sono stupendi. Poi ovviamente c'è la situazione anche che scendendo i quartieri tu ti trovi sul Via Toledo. Via Toledo che nacque come strada per collegare il Vomero a Chiaia, che all'epoca era un quartiere in fermento che stava crescendo e si doveva trovare, oltre a quello, vabbè, ci sono pure altre situazioni. E poi, ora è diventata una strada dello shopping. Quindi automaticamente tu dai quartieri scendi a Via Toledo, si possono fare delle compere, e Via Toledo è anche la strada che poi collega, diciamo, i quartieri spagnoli a Spaccanapoli, all'altra parte storica di Napoli che è Santa Chiara. E quindi Napoli alla fine è impossibile che a Napoli tu ti puoi annoiare, cioè tutto quello che fai a Napoli in una giornata, in tre giorni, in quattro giorni, sicuramente non ci si può annoiare, è impossibile, proprio impossibile.